Buongiorno, eccoci ritrovati dopo la settimana di pausa con, eh, eh, dobbiamo dirlo, mi ho fatto, le, ho fatto le ferie, quindi sono a posto, ricaricato per affrontare la vendemmia, infatti di quello oggi iniziamo a parlare con il eh, professor Zironi, con il eh, professor Roberto Zironi, che tra poco vi chiamo qua con me, e buongiorno a Pelonauti, buongiorno a tutti quelli che si svegliano la mattina, e anzi magari sono già svegli da un po', ma si prendono un'ora per ascoltare, per dialogare, per, per fare un po' di conversazione viticola basata sui dati. No? E quindi ecco, anche oggi abbiamo un po' di dati, sia dati meteo che dati di alcune maturazioni, dati di maturazione di alcune uve in Italia. Eh, eh, nord-est, nord-ovest, sud-est e sudovest. quindi abbiamo accontentiamo quasi tutte le, le diagonali se non altro eh, e poi magari anche voi potete contribuire con eh, se avete dei dati di maturazione di alcune uve che possono essere un bel momento di così, confronto per capire quest'annata 2021 come sta eh, procedendo, dopo che abbiamo parlato ampiamente di difficoltà o di particolarità, eh, come sta procedendo dal punto di vista della maturazione e eh, quindi quando sarà questa data che ci porterà a ehm, finalmente portare in cantina i, gli acini, o meglio i grappoli e gli acini con, esso, con essi. Va bene, allora. Iniziamo. Intanto chiamo come Roberto, eccoci qua. Buongiorno Roberto. Ciao a tutti. Bene, grazie, grazie Roberto del, del tuo tempo per fare questa conversazione viticola. Eh, da enologo, perché adesso c'è il punto d'incontro tra eh, viticoli ed enologi in cui uno racconta che cosa c'è nel vigneto. E sempre di più dalla cantina si esce a vedere, si prende contatto con le particolarità di questa stagione 2021, che adesso vediamo insieme. Allora, ecco qua. Allora, ho preparato come sempre una, la metto qua vicino. Ho preparato come sempre l'introduzione. Questa è la, è la 32esima settimana dell'anno eh, oggi: l'11 di agosto, eh, la fenologia media in Italia rilevata su circa 400 osservazioni dell'ultima settimana, riporta una fase fenologica di 82, quindi metà dell'invaiatura, metà degli acini sono, hanno cambiato colore e. O meglio, si sono rammolliti e o hanno cambiato colore, o stanno cambiando il colore, quindi il rammollimento delle, eh, delle cellule è l'indicazione dell'invaiatura a cui appunto eh, si aggiunge anche il cambiamento del colore. La, la Luna è in fase crescente, da 2,98 giorni ed è divisibile al 10%. Allora, qua vediamo i dati del nord-ovest, eh, dati, dati meteo, dal germogliamento. Qua eh, vedete tutte le ultime 30 annate in cui i colori vi aiutano in, a identificare sull'incrocio di questi assi che vi ricordo sono la media delle precipitazioni dei 30 anni di queste zone viticole e la media dell'accumulo termico eh, delle, appunto, delle stesse 30 annate. Eh, eh, in queste medie, in questo incrocio, possiamo rappresentare la stagione, la stagione 2021 è qua, tutta a sinistra eh, sulla linea della media termica trentennale, quindi di fatto eh, tendenzialmente fresca eh, però anche la meno piovosa e eh, meno piovosa come accumulo di precipitazioni anche del 2003, del 2006, del 2017, che sono queste altre tre punti che vedete qua vicino. Eh, come vi dicevo, i colori vi aiutano a identificare le annate più recenti, quindi le annate più recenti sono abbastanza di fatto anche eh, eh, distribuite nei diversi settori, per esempio di eh, caldo-umide, queste qua in alto a eh, destra, eh, e ce n'è di fatto soltanto una nel asciutte fresche, no? queste qua sotto. Questa diciamo è sicuramente asciutta e non è troppo calda quindi prendiamo anche il lato positivo della temperatura. Allora, l'andamento settimanale, nell'ultima settimana eh, precipitazioni eh, zero, eh, la settimana prima ci sono state anche la, quella precedente, quindi la, prossima, la scorsa settimana sono state precipitazioni con temperature medie inferiori, e, e qua le temperature, vedete che la media delle massime va a 32 gradi. Nel nord-est, nella regione del nord-est, anche qua con la stessa tematizzazione, Troviamo invece che il 2021 è praticamente all'incrocio degli assi, e quindi è nella media dell'accumulo termico, o meglio, leggermente superiore. Eh, giusto per così, inquadrarlo, lì vicino c'è un 2.12, c'è un 2.16, c'è anche un 1999. Che non ci dispiace e ce la ricordiamo soprattutto in Friuli, come una grande annata da Rossi, eh, ed è indiscutibile per tutti, ed è lì proprio la più vicina ad oggi, alla 2021, ma poi vediamo. E quindi, appunto, sommatorie termiche e precipitazioni, veramente nella media trentennale, e tutte le altre annate erano tendenzialmente più calde. Ok, abbiamo inquadrato eh, dal punto di vista delle annate vediamo lì eh, nelle settimane le settimane di questo 2021 anche qua nell'ultima settimana sì qualche millimetro di pioggia ma la scorsa settimana 40 mm medi di piogge eh, di precipitazioni nelle, nelle aree del nord est le temperature saliranno e le medie non saranno più di 27 gradi o 22 gradi le medie, ma le medie andranno a 26 gradi quindi avremo sicuramente un'accelerazione vista la disponibilità idrica Uh, allora andiamo alle regioni del centro, nelle regioni del centro, ecco, scusate posso ingrandire un po' così per chi guarda sicuramente potrà osservare meglio, uh, il 2021 ritorna a essere quello a sinistra, l'annata uh, con un accumulo termico di circa 100 gradi giorno superiore alla media ma come precipitazione in la, quella inferiore agli ultimi 30 anni e rimane lì e anche qua il 2017 e il 23 sono lì vicini. Qual è la differenza tra la 217 e la 23 o la 2,6? Beh, in realtà rispetto alla 17 comunque abbiamo 200 gradi meno, in meno di accumulo termico ad oggi rispetto al, 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 alla stessa parità, diciamo così, di mh, settimane da giannolamento. Allora, e quindi diciamo è più fresca. Quindi abbiamo sì, poca acqua, ma è anche più fresca fino adesso. Uh, poi andiamo a vedere quindi il particolare del set settimanale di quest'anno eh, lo vediamo con uh, anche qua un'impennata delle temperature medie di questa settimana a 28 gradi. La scorsa settimana era a 24 gradi con qualche millimetro. Quindi le precipitazioni sono veramente ancora molto molto esigue. Allora andiamo al sud, nelle regioni del sud Uh, troviamo il 2021, qua ecco questo è interessante. Lo trovate e, e questo è il quadrante delle eh, asciutte e calde. Ecco quindi, qua diciamo può essere sicuramente inquadrata come un'annata più asci tendenzialmente asciutta, anche se non è la più asciutta, perché vedete che ce ne sono molte a sinistra di questa. Quindi, con questi quasi 100 mm cumulati per un Sud Italia sono quasi tanti. E, ed è tendenzialmente un po' più calda, 1500-1600. Quindi ha recuperato molto. Tant'è che in effetti, in sud Italia, in alcune aree stanno preparando o hanno già iniziato a vendemmiare il, lo Chardonnay. Ma adesso ne, parlo con, ne parliamo con Roberto. E, nella, nel particolare settimanale, nel dettaglio settimanale 2021, vediamo che abbiamo le medie termiche a 29 gradi e le medie delle massime a 35 gradi. E questo è già da tre settimane, quindi, qua adesso, possono esserci anche fenomeni di disidratazione. Sicuramente non c'è facilità, la vite non è nelle condizioni di aumentare il peso medioacino, anzi, eh, non ci sono state precipitazioni, le temperature sono elevate, beh, bisogna. Pensare a, a, bene a se lasciare l'uva ancora in pianta. Ecco, poi ognuno no, ha, ha il vigneto sott'occhio. Uh, allora, eh, allora, Roberto, qua dopo questo inquadramento, <coughs> scusate che mi sono, sono ritornato con il raffreddore, non dovevo andare in ferie, ho detto io. E io te lo sento detto che le serie ti fanno male. Ah, lo so, lo so, infatti cerco di farne poche, però devo dire che c'è un certo piacere a farle. Allora, Roberto, cosa dici di questo andamento, cioè, questo andamento termopluviometrico quasi quasi ci fa già un po' intuire quello che adesso vedremo nei dati delle maturazioni, no? Beh, allora, diciamo che possiamo considerare che probabilmente al nord ci manteniamo con un certo ritardo diciamo, sì. di maturazione, per cui ci porteremo sicuramente con le maturazioni nel mese di settembre piuttosto che nella seconda quindicina di, uh, di agosto. Certo. Mentre nel sud quello che mi preoccupa è appunto, sono i fenomeni di, 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 di disidratazione. cioè La maturazione par pareva procedere bene, però si stanno veramente asciugando queste uve, per cui rischi di avere veramente una produzione. Poco interessante sia da un punto di vista qualitativo che quantitativo, per cui eh sì. bisogna stare molto molto attenti con la gestione quando possibile dell'irrigazione, piuttosto capito, che con la scelta ad un certo punto di raccogliere eh, per portare a casa qualcosa. Specialmente sulle, sulle cultivar, come vedremo sono prossime a maturazione o già mature, c'è poco da fare, insomma, cioè non, non ci sono sì, delle grosse, sì. diciamo, delle grosse prospettive. Sì, ecco, questa un po' è la, è la caratteristica no, di quest'annata che intanto ha differenze ovviamente tutte le zone e ognuno ha, le zone ha una zona diversa. Poi a macro aree è così, ho lavorato no, da dall'inizio della stagione, sì. il nord-est, il nord-ovest, il centro, certo, sono tutte macro aree, però sì. intanto inquadrano subito che in gran parte abbiamo un deficit idrico che ce lo portiamo avanti da tante settimane. Sì. E tra l'altro un deficit eh. idrico che è tutto sbilanciato, perché uno potrebbe anche dire, va bene, la vite lavora con meno acqua, però ce l'ha distribuita, mentre invece in questo caso si vede chiaramente che è arrivata quando non serviva e, sì, sì. e quando serve non c'è, per cui diventa sempre più strategica a livello nazionale la logica dell'irrigazione di soccorso, cioè non è assolutamente pensabile poter produrre. Affidandosi soltanto all'andamento alla, all naturale, cioè è sempre più come dire, distorto rispetto a quelli che sono le nostre prospettive, le nostre, diciamo, i nostri interessi. Quindi, e, eh. ne, e In effetti, guarda, di questo ne abbiamo parlato con, eh, con ne ho parlato con Carlos, eh, José Carlos Herrera, no? mm. che ha fatto molti anni a Udine, adesso è a Vienna, e, e parlavamo appunto di. Eh, stress idrico di, di gestione idrica, bisognerebbe fare non una diretta ma sì. 20 dirette sulla gestione idrica perché si può fare molto e molto anche dal controllo idrico perché molti di questi che dopo anche ti faccio vedere anche per quanto riguarda il Friuli eh, dimensioni degli acini e quindi produzione <coughs> derivano da stress precoci cioè sì, stress. deficit idrici che già sapevamo avere a giugno sì, sì. In cui qualche volta eh, intervenire non è così facile, intervenire in una data così precoce, perché non sembra quasi necessario, invece è, è proprio lì che, che si presenta no? la necessità di intervenire. Vabbè. No, ma quello che mi stavo domandando, sì. parlando del Friuli, cioè questo quest inverno è stato molto nevoso. Sì. Quindi c'è anche acqua diciamo così, disponibile nel lungo periodo. Quindi sì. evidentemente siamo con le falde molto molto basse perché se, se l'uva non ha riuscito a trovare quel che le serviva. Allora, eh, io sì, il, qua ci sono diverse, diversi argomenti da tirare fuori. Uno è sicuramente che è vero che l'acqua c'è, anzi adesso ti... Adesso giusto mi dai una bella occasione. Eh, è vero che l'acqua c'è, però l'acqua è in profondità. È allora, se io non riesco ad andare in profondità, eh, allora è ovvio che con le radici eh, quell'acqua là io non la raggiungo a questo punto. Ti faccio una domanda, quindi c'è una logica da rivedere anche in termini di porti innesti. Eh sì, è netta, nettamente una logica e di lì? porti innesti da rivedere. E di gestione anche dello stress idrico, perché ero, devo raccontare questa. Perché da un, un viticoltore della zona di Farra da anni ha deciso di non irrigare, è una decisione che i primi anni ha fatto soffrire la vite eh, le regioni della eh, zona di Farra, una, regione, una zona in cui c'è uno strato superficiale di sassi con terra e sotto sono sassi, quindi non è una facile zona, cioè normalmente mm. si irriga ma lui ha, ha dimostrato che 30 anni di non irrigazione, non ha mai irrigato, le viti adesso hanno raggiunto, l'apparato radicale ha raggiunto sicuramente i 4 metri, i 5 metri abbondanti, con un sesto di impianto ampio, quindi non è un impianto fitto, un impianto ampio, diciamo tradizionale, vuol dire 4.000 ceppi per ettaro, ma non 5.000, 6.000, e non ha segni di stress idrico. Sì. O, o, o sono limitati questo è interessante ed è la riflessione appunto che secondo me ci sta guarda ho tirato fu ho, ho, ho cercato un'immagine che secondo me ci aiuta eccola qua questa è un'immagine che mi piace molto è l'immagine della maturazione del un'immagine della maturazione adesso la ingrandisco ancora un po' ancora un po' eccola qua questa mi ha sempre illuminato. Mia... Sì, sì, perché in questa appunto l'argomento di oggi è come crescerà, come sta, dove siamo oggi. Beh, allora qua siamo alla linea verde di questa immagine, un'immagine se non sbaglio rivista da molti autori, ma l'originale è quello di Combe. Sì. Eh, fa vedere in un'unica rappresentazione tutto ciò che succede nella vita eh, o gran parte di quello che si usa nell'acino, soprattutto eh, dalla fioritura verso una data che può essere anche una data in cui gli acini cadono da soli, di fatto. No? Quindi cioè, la vendemmia è poi è una cosa che si decide. Allora, qua è interessante vedere come a ah, eh, oggi siamo qua circa: no? siamo a 80-90 giorni dall'inizio della fioritura. Quindi siamo in una fase in cui, se qua tirassimo una linea, adesso non voglio fare un pastroccio, ma qua, tiriamo una linea qua immaginaria a questi 14 bricks, che cosa abbiamo? Abbiamo appunto il cambio del colore, l'oxilema si è già chiuso da un po', sì. quindi vuol dire che direttamente l'acqua e, e, e altri costituenti non arrivano direttamente alla bacca, ma ci arrivano solo per via floematica, vuol dire che devono transitare dalle foglie, di fatto, e si devono portare dietro zuccheri. Questo è no è, è il normale cammino pian piano questo fluema va ad assottigliarsi, quindi vuol dire che il flusso fluematico va a chiudersi, e in effetti il peso medio acino che qua si vede aumentare, ma che purtroppo il, questo berry size, quindi la, la taglia, la dimensione dell'acino, potrebbe in alcuni casi anche rimanere molto più bassa. A un certo punto perde, cioè nel senso il fluema si chiude. E questo anche in mancanza proprio di acqua, no? e abbiamo la sintesi degli antociani, e la, eh, nella fase finale, questo qua che mi piace, questo ingustimento, che è un po' eh. le bacche cominciano a prendere delle sensazioni. Buoni caratteri certo. organolettici. Insomma. Buoni caratteri organolettici, ecco, Che su quello l'analisi sensoriale ci aiuterà. E nelle, prossime, nelle prossime settimane qui da questo punto di vista mi hai detto una frase illuminante cioè l'acqua deve transitare attraverso le foglie per cui se le foglie sono compromesse o lavorano poco di fatto anche, anche il frutto ne risente perché sono le foglie che comandano a questo punto assolutamente. da questo punto di vista sì. Assolutamente e, e, e c'è anche un, un altro dato importante che l'acqua, eh, diciamo, o meglio, l'acino per aumentare o ridursi di volume deve, riceve l'acqua, riceve appunto l'acqua stessa dalle foglie, quindi assieme agli zuccheri. Esatto. Quindi la diluizione, la diluizione non è possibile, tranne esatto. in un caso. Tranne in un caso in cui siamo arrivati verso le fasi finali, qua a 110, 120, 110 di solito giorni dalla fioritura, e le pareti dell'acino della, dell stesso sono talmente sottili: si sono assottigliate che l'acqua passa dalla buccia all'interno. Allora quella è pura diluizione. Allora lì abbiamo il crollo: è eh, eh, il crollo degli. Gli zuccheri dell'acidità, cioè si abbassa tutto. No? questa è la cosa che... È, ecco, e non è mai per assorbimento radicale. Questa è una cosa che molti così comunemente si pensa. Tra l'altro, questo aspetto dell'assorbimento dell'acqua attraverso la buccia è stato proprio così pubblicato non più di tre anni fa. Eh. Uh -huh. Ok, allora andiamo a vedere, direi. Uh, Roberto, così commentiamo insieme l'andamento. Uh, un po' di queste, di questi dati che abbiamo ad oggi per capire no, come siamo. E... No, questo era importante. Eh, anche sull'importanza di fare no, i campionamenti. Adesso così ne parliamo un po'. Secondo me, questo, allora, eccoci qua. Bene allora vi regaliamo vi regaliamo questa così immagine in cui ci sono un certo numero di campioni eh, rappresentati dai punti verdi di vigneti di Sauvignon questi, questi sono dati relativi al Friuli in questo momento, zona del Collio e, e altri dati relativi ai punti viola al Pino Grigio quindi sono diversi vigneti però non solo, ci sono due punti per vigneto. Cioè, certo. qua, qua Roberto, appunto, eh, un argomento che ti chiedo, l'andamento della maturazione, no, quanto è per te importante anche per poter organizzare no? Una, la fase vendemiale, l'organizzazione, che penso che sia l'elemento non dico chiave, ma l'organizzazione no? del, del programma di vendemmia. Ecco. Penso certo, che sia certo. un, un bel argomento, cosa ne dici? Sì. ma allora io distingo, diciamo, fondamentalmente due aspetti. Uno è l'aspetto che riguarda le componenti modificabili, che vuol sì. dire zuccheri e acidità. E l'altro che sono invece le componenti meno facilmente modificabili o addirittura immodificabili. Cioè, una concentrazione in polifenoli, in antociani piuttosto che una componente di precursori aromatici non lo possiamo modificare. Sul pH oggi qualche strumento in più ce l'abbiamo. Sì. Per cui, quando io faccio diciamo così, de, de, delle osservazioni sulle curve di maturazione, per quanto riguarda un vino bianco, un'uva bianca, sicuramente prendo come numero indice il pH, cioè mm -hmm. mi fisso diciamo, un valore che non voglio superare. Perché poi so che la componente zuccherina, la componente acidica eventualmente la, devo, la posso modificare, e collegato col pH c'è l'aspetto sensoriale, l'aspetto diciamo di assaggio dell'uva. Cioè è un'uva che ha già delle sensazioni gradevoli, come abbiamo visto nel, nel, nel grafico di primo, oppure è ancora verde, ancora dei caratteri verdi. Mm. E questo vale, è molto importante, ad esempio, per le barre spumanti. Spesso, diciamo, la base spumante deve avere tot di zuccheri, tot di acidità, pH basso e dopodiché vai a assaggiare l'uva verde e acerba. A questo punto che cosa te ne fai di, una, eh, di un vinello che oltretutto ha pure una, una difettosità organolettica? Per quello che riguarda i rossi, invece, il pH è da tenere d'occhio, ma è meno, diciamo così, eh, importante Sicuramente quello che è importante è la componente colorante e la componente sensoriale, diciamo gustativa, perché nel rosso il pH è più tollerabile se alto. Anche se ricordo che, più il pH è alto, e più eh, il mio vino avrà meno prospettive di longevità, mm -hmm. sarà pronto prima, ecco però, può anche essere questa qui una strategia. Ma eh, riguardo diciamo la componente antocianica alla comp sì, alla polifenolica e la componente sensoriale lì c'è poco da fare d'altronde se ci ricordiamo i famosi indici di Glory o la sensoriale dell'uva è nata sulle uve rosse perché lì è strategico riuscire a determinare un certo valore indipendentemente dalle solite curve di zuccheri e acidità che si trovano nella letteratura da uh, da tantissimo tempo e quello che devo notare è che qui andremo a raccogliere l'uva tra un mese a parte il pino esatto. grigio, grigio ma andremo a raccogliere l'uva tra un mese andremo a raccogliere l'uva eh, questo è avanti sarà una vendemmia veramente mh, non così non così vicina appunto perché se vediamo anche qua interessante questo è anche una cosa che io consiglio sempre e suggerisco e, e cerco di motivare il fatto delle analisi fatte bene, anche quelle. Di fatto l'analisi è un modo di osservare, no? Siccome il live motive anche di questi incontri è un po' anche il riportare l'attenzione al monitoraggio del vigneto e a stare nel vigneto con attenzione e metodo, anche nell'analisi delle uve si può applicare un buon metodo. Per fare un buon monitoraggio con dei dati che poi sono fatti in laboratorio certo perché non posso fare l'acidità il pH in campo per adesso poi magari ci sono strumenti che ci permetteranno no, di, di avere dei dati più veloci come di fatto un rifratometro però questi è la distribuzione di eh, 1, 2, 3, 4, 5 vigneti e ci sono 10 punti perché ci sono appunto due, oh, due valori per ogni vigneto. Il, 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 ogni campione è stato fatto in una zona e il prossimo campione verrà rifatto nella stessa zona. Sì. E ogni campione è rappresentato da circa uh, un volume pari a 500 acini, sì. raccogliendo gli acini in diverse posizioni del grappolo senza doverli scegliere. Questo sì. ci, ci fa capire la variabilità. Intanto di questo pino grigio che va da 2,8 di pH e 12 di acidità a 13, questo qua va a 16 con 2,82, possiamo scendere anche a acidità di 10, quindi abbiamo differenze di 6 e differenze di, eh, che tra l'altro appunto la differenza di 0,3 di pH è come dire appunto vale 10, no? <ride> Certamente. No, ma poi c'è da dire questo, che si vede chiaramente come siamo già nella fase dove la salificazione risulta essere fondamentale. Cioè, diciamo, sta finendo, tra virgolette, il fenomeno respiratorio e inizia a evidenziarsi in, nei, nei diversi ambienti una salificazione. Sì. Perché, perché. tra pH28 e pH31 la differenza è, è potassio. C'è eh, poco da fare. Eh sì. Quindi dipende moltissimo dalle condizioni diciamo, del, del, del terreno e anche dalla disponibilità idrica o dall'eventuale irrigazione. Non conosco questi sì. vigneti. Sì, Invece sì. Nel, caso del, nel caso del Sauvignon siamo ancora a respirare malico. Per ah, cui è. È... è un altro pianeta. Qua è Una... interessante perché è un altro pianeta. È proprio... sì, sì. I dati del Sauvignon ci, fanno, appunto, ci danno l'inizio di quell'andamento che poi porterà le acidità... A, a ridursi pian piano il pH ad aumentare ovviamente ma intanto anche ci tenevo a, a, a trovare a, così, a ricordare che c'è una relazione appunto come hai detto, a parte casi particolari che sono interessanti evidenziare il caso particolare perché c'è un, un andamento medio a 285 di pH mediamente ma 14 di acidità no? di, ac sì. eh, di acidità spesso in acido tartarico di acidità totale spesso in acido tartarico però poi ci sono quelli che vanno fuori, no? Perché appunto La sono quei vigneti in quelle zone particolari che possono essere positivi o negativi. Eh? Cioè, certo, C'è certo. Quindi... Cioè, cioè, cioè quello outlier del Sauvignon, ah, quello lì proprio che è incredibile: c'è un pH bassissimo, quella è una limonata. Sì, sì. Quindi vuol dire che ha proprio ha tutti gli acidi liberi. Eh? Sì. Fantasticazione. Esatto, è una esatto, sì. esatto. Rispetto a questo altro gruppo, e sì. ogni. Ogni punto è fatto in una zona che è diversa anche dal punto di vista di vigorie, di, di, di terreno. Cioè, sono come delle piccole zonazioni, no? Di fatto, ecco. Quindi certo. qua l'attenzione è quella di andare a fare campionamenti. Ecco, una cosa su cui secondo me è importante è ritornare a fare il campionamento nel punto in cui si è certo. già fatto il campionamento precedente, no? Questo Perché, certo. perché se vado in un altro punto, mi io invece di prendere questo valore, la, la volta dopo prendo questo, ma io non, non riesco più a tracciare un andamento sì. perché da qua non vado qua, vado qua. Ma questo direi che bisogna puntualizzarlo perché c'è ancora l'idea che il campionamento deve essere distribuito, eh. mentre invece il campionamento deve essere distribuito per zone, sì. c'è cioè disomogeneità perché se un vigneto è omogeneo è sufficiente identificare una o due zone, eh, diciamo, segnare le piante o georeferenziarle. E certo. trovare sempre, trovarsi sempre su quelle piante, perché, se certo. no, veramente la nuvola di punti eh, risulta poi leggibile, poco interpretabile, questo direi che per, è, è un'indicazione molto utile, quella che ci, quello che ci confermi, ci dai, Roberto: cioè il fatto di prendere un punto e monitorare quello come andamento, sì. Certo, se io voglio leggere la variabilità del mio vigneto e sappiamo che tutti i vigneti, devo fare più punti. Eh certo. Eh... Io dico anche senza eccedere, perché poi sì, ris sì. rischiamo di andare ad avere un dato più preciso, però perdiamo di vista tutto l'insieme. Quindi sì. Io credo che un vigneto insomma, diciamo, di dimensioni normali, quando hai due o tre punti di localizzazione, sono più che sufficienti. Guarda, io, deve avere, avere l'occhio per capire dove sono effettivamente le differenze. Insomma, ecco. esatto. Io, per fare normalmente vigneti medi, uso la, i due punti classici. E per vigneti particolari, in cui magari eh, hanno una qualità diversa, cioè sono quei vigneti che ho già selezionato per l'alta qualità o una qualità particolare, faccio quattro certo. punti. Beh, poi poi. E ti puoi, so ecco. ti puoi delle mappe di vigoria vedi subito insomma le zone più critiche che puoi avere all'interno devi vedere se sono veramente significative oppure magari spesso nei vigneti si trovano quei due o tre eh, come dire andamenti che dipendono o dal terreno o proprio dal, dall'esposizione dall dal versante insomma da come è posizionato il vigneto certo. bene comunque sì. dire, allora, possiamo andare in ferie allora dai Possiamo prenderci ancora un po' di tempo per le ferie, intanto, che qua, intanto basta che qualcuno faccia qualche curva di maturazione. E ce posso dare, io posso andare ancora un po' in ferie, va bene. Sì, è, sì, puoi andare, è vero. Volevo chiederti un commento sul no. fatto appunto di questo... Allora, questi sono i dati di fatto, è vero, del, di un Friuli con un'annata me media, trentennale sì. media, no? quindi di, di fatto un po' diversa dalle ultime annate però mediamente noi abbiamo questi ph che tendono a essere sempre più alti sì. eh, cosa puoi dire appunto su questo fattore ph che, che aumenta il pino grigio per esempio uno che arriva velocemente a 35 355 36 anche cioè va diciamo che tendenzialmente mi viene da pensare che vuoi produrre di più per cui spingi sulla produzione che, che, può, che ti può portare salificazione, da un lato può essere l'abbassamento forte dell'acidità, quindi un forte diciamo eh, fenomeno respiratorio eh, consuma sì. tutto il malico e tutti gli equilibri si spostano sul, 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 sul tartarico. E quindi il potassio è più incisivo per effetto di salificazione. Perché se abbiamo a parità diciamo, di concentrazione di potassio in dipendenza degli acidi. Abbiamo acidi che salificano e precipitano, e quindi di fatto ci tolgono di mezzo anche un'acidità fissa e acidi sì. che invece si salificano soltanto con diversi equilibri. Per quanto riguarda eh, invece il, il, il fattore più diciamo, frequente, parlo dei nostri ambienti, è l'acqua, la, la, perché con la, con la gestione idrica ti porti dietro anche quello che hai nel terreno, il potassio. Eh, Sappiamo benissimo che la vite è abida di potassio, quindi se lo porta dentro. Eh, noi abbiamo avuto dei casi, c'eri cioè anche tu, diciamo, nelle nostre esperienze. Sì, io, sì. io lo porto sempre come, come esempio a lezione: cioè da, da dati, del, <coughs> ti ricordi, della Crimea sì. che sembravano quasi impossibili. Cioè, con un potassio inferiore a uno nell'uva, a dati che ho riscontrato in Sud America a Mendoza di 4, <coughs> Nel primo caso non c'è irrigazione, l'ambiente è con certe caratteristiche. Nel secondo caso, c'è irrigazione sbagliata, cioè nel senso che le, le viti vengono a, allagate d'acqua quando è disponibile in quest'area desertica e quindi hai dei dati praticamente. Io ho mai visto, diciamo, dei pH del, del mostro superiore a 4, a Mendoza mi è dato anche a 4-2-4-3. C'è cioè un'uva che non sapevi qual era l'acidità, qual era il pH, anzi, diciamo facevi presto, diciamo, invertendo il ragionamento a capire qual era il pH e qual era l'acidità. Mamma mia, eh, questo mi ricordo anch'io bene. Infatti, i valori di potassio nei mosti, secondo te, negli ultimi anni sono, delle varie, ovviamente zona per zona, secondo sì. te sono rimasti abbastanza simili, sono aumentati? O... Allora, quando c'è la consapevolezza, la consa... diciamo, del problema... Sì. Io ho notato una certa stabilizzazione, se si riescono a eh. gestire. Quando non c'è consapevolezza, veramente i dati sono. diventano assurdi in certi casi. Eh. Sto pensando alla pianura friulana, alla pianura veneta, Pino Grigio, Glera, dove quel che interessa è portare a casa peso d'uva, a quel punto, uve completamente sballate. E se sono sballate le uve, ricordiamoci che poi. In cantina qualcosa possiamo fare da un punto di vista tecnico, ma è sballata tutta la composizione del frutto, non soltanto la componente acidica e, la, e, la, e il pH. È tutto il sistema che è sballato, specialmente, questo è poco sensibile eh, dalle persone, tutto il metabolismo dell'azoto. Perché quando hai questi, queste grosse produzioni, hai questi grossi, diciamo spinte dell'acqua, hai anche acqua che ti si abbassa. Ora... Okay tutta la componente qualitativa dell'uva è legata al ciclo dell'azoto, perché la sintesi dei polifenoli di Antociani è legata al ciclo dell'azoto, la sintesi di, bu di buona parte dei precursori aromatici è legata al ciclo dell'azoto, per cui se tu hai delle uve diluite, povere di azoto, avrai delle uve povere anche in tutti questi componenti. Ma questo non è legato soltanto al fatto che l'hai diluito con l'irrigazione. Che tutta la gestione del vigneto ti ha portato ad avere uve con queste caratteristiche, in definitiva, eh, uve, uve poco saporite poco, poco interessanti da un punto di vista della, della, della sensoriale. Eh, sì, questo, è, è questo secondo me lo, è un dato, beh, appunto quello che hai detto prima sul portinnesto è un elemento che no, non possiamo non tenere in considerazione perché il, un portinnesto. Rispetto a un altro ha differenze anche del 30% di assorbimento del potassio. Sì. E, e quindi, e quindi ecco che subito si capisce che un primo punto è quello lì. L'altro è anche avere squilibri vegetoproduttivi, cioè avere vegetazioni come volume di foglie troppo, troppo basse rispetto ai chili di uva per vite, certo. sempre guardando la vite. Quindi, quell'uva. Quell e sta prendendo tutte le energie di quella vite perché non ha abbastanza foglie ecco perché l'azoto non gli basta perché se noi avessimo una chioma equilibrata, cioè il rapporto 1,2-1,4 perché sappiamo che il rapporto 1 metro quadro per chilo ormai è, era una regola come la regola dei 3,10 della peronospora sì. che ormai l'abbiamo sorpassata e anche il metro quadro per chilo ma la realtà è che le, le grandi medie di questo rapporto dicono che 0,82 la media Italia, sì. vuol dire che dobbiamo fare ancora un, un, un passo, perché, se no, diamo soltanto colpa al, al riscaldamento globale no? e, e al sì. cambiamento del clima. Però, perlomeno, possiamo fare qualcosa per contrastarlo. No? Ecco. Certo, e diciamo che ci piace troppo vedere il mignetto pettinato e tosato, ma troppo, ma troppo spesso dal barbiere. Ho l'impressione. <ride> Dovremmo lasciarlo un po' più. Sì. <ride> Sì, lo, sì, lo, lo no, tutto. no, e, 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 però hai detto quello che hai detto eh, concordo e sottoscrivo la consapevolezza, no? Cioè chi ha consapevolezza del problema del potassio, lo gestisce sì. e, 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 e comincia a fare delle scelte. Ma per diciamo che ti porti su un valore che tutti gli anni si conferma. Insomma, non è che esatto. devo, esempio, vorrei avere tutto potassio inferiore a uno, ma non è possibile. È un e mezzo va bene tutti gli anni. C'è un e mezzo so che devo pensare a che quel grammo di tartarico mi si perderà, per cui devo fare sì. qualche cosa per gestire questa situazione, insomma, certo. certo, certo. Perché più o meno il, il rapporto tu dici, di perdita di tartarico è correlato con la quantità di potassio. Sì, Beh, certo, certo. certo. Non c'è altra possibilità perché, non, da un punto di vista metabolico, è poco modificato: è tutta salificazione ed equilibri di salificazione. È chiaro che se metto soltanto tartarico, a quel punto precipita molto di più che se ho anche malico. E lì, lì c'è un, un mio pallino che sai, da, da tanto tempo. Sì. Troppi tecnici non si sono resi conto che con gli strumenti legislativi di correzione dell'acidità, non soltanto col tartarico, ma anche col malico, può cambiare l'approccio curativo, sì. diciamo, del mostro, di gestione del mostro. Perché se continui a pensare del sol tartarico, il marico spesso è quello che col cambiamento climatico andiamo a perdere. Se non, se non lo ripristini, hai squilibrio su squilibrio nel tuo, tuo mostro. E eh, 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 tra l'altro nello squilibrio eh, direi anche che dal mio punto di vista eh, ci, deve, ci dovrebbe essere una... Eh, forse anche autonoma, non, legi, non legiferata, ma autonoma decisione di non modificare di troppo i parametri di acidità, perché vuol dire che la tua uva era andata fuori scala, no? No, cioè, ma non infatti fatto... torniamo ecco. poi all'aspetto industriale della produzione. Ecco. Quando ho capito in tutte le cantine, anche ormai di medie dimensioni, del Friuli e del Veneto, troviamo le resine scambiatrici, è perché hanno capito che bisogna correggere il pH. C'è questo modo molto comodo per farlo e quindi diciamo, arrivano uve che sono sempre più drammaticamente salificate e allora c'è cioè, lo strumento lo, lavora, però cioè, dobbiamo pensare e che il vino, il vino non è soltanto acidità, zuccheri e, e pH, c'è tutto il resto intorno, se abbiamo squilibrato durante la maturazione queste componenti, anche le altre sono squilibrate, c'è poco da fare, eh sì. è inevitabile. Eh sì. E se non altro abbiamo fatto, abbiamo fatto 20 minuti di discussione sulla maturazione, no? sul titolo di oggi, l'andamento della maturazione delle uve in Italia, parlando solo di acidità e di pH, senza parlare degli zuccheri, perché altrimenti... Sì. <ride> perché si può parlare dell'acidità e fare delle vendemmie anche sulla base del pH, voglio dire, no? proprio, sì. proprio nel sì. discorso di non dover poi interferire in maniera eccessiva, preponderante e snaturante, ecco. Io ti ho detto personalmente: il mio numero indice è il pH, ecco. le altre, insomma, se c'è bisogno, costerà qualcosa, ma si possono aggiustare. Lo zucchero, spesso non lo devi aggiustare perché ce n'hai troppo, no, infatti. devi magari spendere qualcosa in acidi. Ecco quello lì. Sì. Allora, prima di allora, vediamo anche gli zuccheri perché se no non sì. Per par condicio, guardiamo anche i bricks di queste sempre coppie di da, di questi vigneti di Sauvignon e Pino Grigio. E di fatto abbiamo già i 17 bricks che però va bene, rappresentano i 10 di alcol. No? circa adesso facciamo la, tra la trasformazione corretta, ma ecco, ma ce ne sono altri ancora 15. Ecco perché la vendemmia è ancora distante. Sì. Anche anche BRICS che ovvero, no, no, non possiamo buttarli via, no? Anzi. E... siamo allora... in una zona da base spumante adesso, dai. <ride> sì, sì, è vero. Allora, basi spumanti, giusto? Allora, basi spumanti, mi dai una um... volevo solo essere certo della, della conversione in sì, 9,49 in realtà, 17 bricks, eh, 9,50. Quindi questo è un 9,50. Boh, ci manca ancora un po'. Allora, sì. base spumante, così. Questo è il quadro di Pino Grigio Sauvignon. E abbiamo detto che il Friuli deve aspettare un bel po', probabilmente, probabilmente un mese o poco meno per il Pino Grigio, ma, ma, ma non meno insomma, di, di 30, scusa, di 25 giorni. Ecco. Sicuramente no, sì. e poi dovrà fare le scelte di quale pino grigio iniziale iniziare e quale separare quale fare. Ecco, ti do alcuni dati. So che anche tu hai qualcosa sì. uh, di maturazione in Italia. Allora, per quanto riguarda Pino Nero, alcuni pino neri in zona oltre popavese, abbiamo 17 bricks. Uh, 16,5 diciamo 17 brix eh, qualcosa anche a qualche brix in più ad oggi eh, con acidità interessantissime: eh, di 15 eh, in acidità totale, e pH 290-292. Quindi, siamo veramente è siamo una modo. non, lo so, siamo non lo so, una zona da, da champagne, champagne con dati <ride> fantastici. Anche qua sono <ride> i dati di eh, 5 vigneti con repliche. In alcuni uh -huh. vigneti sono quattro repliche, si vede la differenza all'interno del vigneto delle maturazioni e, e secondo me eh, questo è quell'elemento che ci fa fare il passo della qualità, no? Cioè sì. il separare una porzione di vigneto perché è diversa da un'altra ci fa fare un salto di qualità come in cantina Dimmi tu poi cosa ne pensi, la scelta dell'acino, cioè essere capaci di scegliere solo quegli ah, acidi di quella maturazione. Certo, certo, eh. certo, Cioè, Voglio dire, sono quei passi come il freddo. Sì. Eh. Allora, mi dicevi appunto che avevi qualcosa della Puglia, no? Io ho qualcosa della Puglia per Chardonnay. Sì. Sono dati di venerdì scorso, oggi stanno raccogliendo per fare della barre spumante. Okay. Io uh, diciamo Brix 19 con acidità 8.35 pH 3.17 e 2.40 okay. di malico quindi ancora okay. interessante sì. Sì. e questo invece è un Brix 18 pH eh, acidità 8.28 pH 3.11 malico 1.66 ecco qui vedi già la, la leggera esposizione evidentemente la parete fogliare diversa da può dare piccole differenze, però siamo insomma su valori, devo dire, per il territorio che conosco in linea con gli altri anni. Ecco. Okay. anche come data, oggi siamo l'11 oppure... come data, data avremo due o tre giorni, due o giorni, cioè po poca cosa insomma. Ecco. E... E il nostro collega... È... Considerando anche... che si raccoglie oggi, quindi avremo sicuramente un BRICS, un per cento di più, perché quattro giorni, cinque giorni sono stati sì. pesanti. Sì. in Puglia questi giorni. Quindi. Sì, 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 sì. Di, di, di sicuramente di aumento di, di concentrazione. Ecco. Sì, sì. Eh, Nell'altra nell parte del sud Italia, quindi in Sicilia, il nostro collega Alessandro Giaraputo che saluto, eh, la scorsa settimana nella zona di Menfi vendemiavano chardonnay con 22 mezzo di brix 22 e mezzo di brix circa eh, con eh, 5,1 di acidità e 3,48 eh, 3,50 di pH cioè chardonnay maturi e, 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 e lo chardonnay diciamo era, cioè, era un'ampia vendemmia di chardonnay ecco. non disidratato non disidratato Ah, però è vero che nella zona, allora le zone sono zone diverse, sono zone dove c'è una certa riserva idrica nel sottosuolo eh, mm. e altre zone dove non c'è, dove ci si può irrigare, dove non si può irrigare. Questa è una zona dove <coughs> terreni argillosi ma con anche ciottolo che quindi permette una certa, uh, un certo arreggiamento una certa, diciamo così, uh, men minor compattezza. Del suolo stesso, e quindi possibilità di approfondimento radicale eh, su portinesti che vanno in profondità, ovviamente. E, e con irrigazione, mm -hmm. quindi, sì, la zona appunto a zona sala paruta, e di giorni. Ecco. No, no, diciamo, la mia perplessità era sulla destinazione economica. Non ci sono poi scelte, scelte, diciamo, del tecnico insomma, perché. Con quello zucchero lì insomma eh, chiamandolo chardonnay eh, o fai certe certe vinificazioni se no eh, mi eh. E lì, lì, secondo me è scappato un po' il rapporto acidità zucchero pH ecco e eh, eh. eh, vabbè però no. allora guarda io ho ancora eh, una un elemento su cui così dialogare, poi ci sono anche delle, delle domande che anzi le metteremo tra poco. Certo. E uh, questo qua, questo è l'andamento del peso medio medioacino di, degli stessi vigneti di Sauvignon che abbiamo seguito, che seguiamo da più di dieci anni, e, e, e ogni linea colorata è un'annata diversa, e l'1.15 sono i primi dati di ieri. Sì. Uh, quindi 1 grammo e 15 uh, ci, ci, fa, ci mette in una e questo può essere anche un po' la lettura di queste concentrazioni che di fatto qua di diluizione non c'è. La più alta qua sopra è 2.14, annata con molta piovosità e, e l'acino aveva parità di a parità di fase fenologica 1 grammo e 77, quest'anno è 1.15 ed è molto simile. Così come la parte termica, la 212-216, cioè sì. annate non produttive mm. e con acini piccoli. Qua Roberto, È ci... l'andamento, come si può ben vedere da, queste, da questi dati che sono frutto di molti vigneti, con quattro repliche per vigneto, cioè tutti questi sono sempre quattro campionamenti nello stesso punto. Eh, vigneti, che cosa si vede? Cosa vi regalo anche a tutti quelli che ci ascoltano? Che le curve non si accavallano. Cioè, se partiamo a questo punto con un acino piccolo, arriveremo a fine stagione con un acino proporzionalmente più piccolo. Ah, quello che posso dire è che, per quanto riguarda i bianchi, non saranno contenti i viticoltori, che, perché l'uva pesa poco a questo punto, eh, eh sì. l'uva pesa poco. Eh, non so se la, sarebbe l'ideale per fare dei rossi, non so se ce la faremo col, col tempo, perché sti, eh, se però, siamo così in ritardo. Eh no, potenzialmente potrebbero verso delle uve da rossi importanti, bisogna vedere esatto. come, appunto, come va, come va settembre-ottobre. Sì, va? sì, eh. Eh, come va, è vero, perché poi è il mese di settembre, ma se ci regalano settembre, eh, diciamo... Eh, Equilibrato dal punto di vista no, dell'andamento, potremmo avere veramente il 99. Sì, sì, che il 99 ad oggi l'annata gli, gli assomiglia molto, è rimasta poi mediamente con qualche piovosità, come sta accadendo qua negli ultimi no, ultime settimane: no? qualche pioggia sì. c'è stata anche a settembre, e abbiamo raccolto acini piccoli con giusto con massimo equilibrio ai primi di ottobre. sì eh, beh, anche beh, i bianchi beh. probabilmente, eh, ci, ripeto, saranno meno con, contenti i contadini, però diciamo che anche nei bianchi dovranno avere maggiore concentrazione, perché poi eh sì. la componente aromatica, quella che ci interessa, è nella, nella buccia, quindi anche in questo caso, ecco, la cosa importante sarà non perdere qualità, per cui bisogna pensare se l'uva ha il merito di fare anche un po' di macerazione, insomma, di fare un po' di estrazione di questi componenti dalle bucce. Una rigida, una rigida vinificazione in bianco rischierebbe di avere soltanto prodotti interessanti ma non come potrebbero ecco certo cioè anche per i bianchi la macerazione può avere una funzione eh? non è quella dei rosti pensiamo meno ai polifenoli non no, meno pensiamo più ai percussori aromatici però se, se riusciamo a portare diciamo così la, la <coughs> L'accumulo di zuccheri per bacca, il sugar loading bene, poi potrebbe iniziare un periodo bello, diciamo, di accumulo di qualità aromatiche, di qualità analonetiche. Assolutamente. Sì. E, 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 allora eh, abbiamo qualche domanda, no? anzi, vado a recuperare qualche domanda oh. indietro, così in, in ordine. Eh, abbiamo Riccardo Canella. Se lo è fermo dall'invaiatura, come viene traslocato il potassio? Sempre dalle foglie? Eh sì, <ride> cioè il potassio arriva appunto assieme agli zuccheri, tant'è che c'era no, la voglia in passato di fare concimazioni potassiche proprio prima dell'invaiatura per aumentare gli zuccheri. Quindi zuccheri e potassio vanno a braccetto. E così come. come... Diciamo così, eh, rapporto generale. Poi ci sono gli interessantissimi rapporti specifici in cui in realtà questo non ha questa correlazione così diretta, però mediamente eh, se c'è disponibilità di potassio nel terreno, eh, a parità, cioè gli zuccheri si portano dietro il potassio. Ecco. E la pianta ubriaca di potassio, eh sì. piace troppo il potassio. Eh sì sì sì, sì. infatti, infatti, è, è tutto fluematico eh, allora poi, ecco Giuliano, buongiorno Giuliano, sempre un piacere sentirti e, e sapere che ci segui. Eh, usando il fosfonato o i fosfiti per combattere la peronospora si incide sul potassio? Eh, qua Giuliano, a ogni trattamento, sicuramente quel potassio che è all'interno del concime foliare viene assorbito dalla pianta. Io non so se qualcuno ha fatto un lavoro per cui trattato e non trattato tra fosfato, fosfato fosfonati no? di potassio e non trattato con, andando a valutare il potassio nelle bacche e nei mosti, ha trovato una differenza. L'esperienza, la sperimentazione sarebbe abbastanza semplice perché sono. Le applicazioni il confronto dell'applicare e non applicare e fare un'analisi sulle uve per vedere se c'è del potassio in più. Magari qualcuno l'ha fatto, e magari se ci risponde te lo, te lo giro volentieri, lo giro a tutti questa informazione. E... Non so se tu hai esperienze di altre reazioni o azioni del fosfato e fosfiti nel mosto vino. Roberto, no, no stavo pensando, bisogna proprio vedere quantità in gioco, eh. Uh, sì, sono circa un apporto di uh, fammi pensare, 2 kg di potassio come ossido di potassio per trattamento uh, su 10 trattamenti. Mettiamo che uno faccia 10 trattamenti, sono circa 20 kg 20. di potassio apportato fogliare. Uh, la pianta ne usa 100, ma tu, parla, più o meno. tu, parla, ma tu parli di 2. 2 kg di fosforo. No, 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 4 kg di fosforo. Ah, ho capito il potassio. Apportano circa, eh, forse anche un po' di meno, ma circa, no, eh, mettiamo 15 kg di potassio annui Beh, su diciamo, 100 di fabbisogno annuale. Eh, ecco, dipende. diciamo hai detto 20 kg, 20 kg sì. su 100 quintali, insomma, si può fare anche un conto. Non eh. è poco, ma non credo che sia, che sia veramente. Pesante come, come intervento, considerando che è normale avere da un grammo due grammi, due grammi e mezzo di potassio eh, per chilo. Insomma, diciamo che. Sì. Sì, adesso eh, Giuliano ci scrive eh, dalla, dalla regione in cui lui coltiva i suoi vigneti, che è quella del Trentino Alto Adige. Uh -huh. eh, quindi in quella zona non lo so i livelli di potassio medi, però penso che anche lì ci siano il, il grammo e mezzo, il grammo e sette. Eh, sì, penso. Sì, allora, poi abbiamo Domenico Pedicelli. Buongiorno ed un saluto. Vista anche la settimana corrente, trovate molti problemi di scottature? Allora, io eh, nei vigneti che ho osservato, eh, non la scorsa settimana, ma anche qualche vigneto. Anche se ero in ferie, qualche vigneto l'ho visto, ovviamente non ho potuto resistere, ma non ho visto effetti di scottature eh, evidenti assolutamente. Eh, certo, è vero che. Le raccomandazioni, quelle di non toccare l'apparato fogliare nel mese di luglio e di fatto anche fino al 10 di agosto, erano state rispettate. Quindi nessuno era andato a fare defoliazioni prima del 10-15 di agosto, cioè in questi giorni. E anche qua, con queste previsioni, meteo, andare a togliere le foglie dal lato magari esposto, ma direi proprio di no, no, perché tra l'altro, la correlazione è proprio aumento di temperature e stress idrico che aumenta la scottatura allora Pietro Ceparano ciao Pietro, buongiorno, piacere sentirti per uva bacca rossa quale potrebbe essere il parametro analitico di più rapida e facile misurazione della colorazione della buccia? il colore eh. rosso eh. Una, un frullato molto leggero con sì, un frullatore, diciamo casalingo senza rompere sì. un, un colpo, diciamo così, di frusta da, da, da frullatore, sì. e poi potrebbe anche essere una, una scala di colore sì. molto, molto artigianale. Beh, allora sicuramente le app adesso ti danno possibilità di leggere il colore dall'immagine, no? Ci sono tante app sì, che è... su smartphone ti possono dare la gradazione di colore, siccome ce n'è anche una con le gradazioni di colore del terreno, in cui uno facendo un'immagine ricava dal colore del terreno, ottima indicazione, perché il colore del terreno ha una, cioè ha, ha, ha delle traduzioni anche pratiche, fisico-chimiche proprio, no? E quindi quello sì potrebbe essere interessante. Dal frullato, quindi dici. Ma dal frullato faccio l'immagine solo sul succo che ottengo o dal totale? No, male? no, bisognerebbe, secondo me, bisognerebbe trovare una non so, un piano, diciamo, dove mettere qualche goccia, cioè, creare, diciamo così, una profondità costante. Perché, se no, non so, non l'ho mai provato. Potrebbe anche essere su, sul succo, proprio di capito, la, la superficie, probabilmente anche su quello. Eh. Allora niente, di Pietro ti. ti... Ti diamo questa, questa missione, fare questo la boom. prova e riportarci no? questo compito. Va bene, vai, farò fare questo esperimento. Dai. Okay. <ride> allora, eh, va bene, ancora qua, boh, a parte i ringraziamenti di molti che ci hanno ascoltato e ci ascoltano, che è sempre appunto un piacere, come per un piacere appunto quello di condividere informazioni, riflessioni per migliorare questa stagione 2021. Che, che si sta avviando alla vendemmia anzi in alcune regioni d'Italia abbiamo capito che è già iniziata sì. e, beh sarà molto lunga perché appunto con questa dilazione no? questo ritardo e altre indicazioni visto l'andamento meteo no? abbiamo eh, appunto <coughs> Se non ci saranno piogge, penso alle regioni anche del nord ovest, no? c'è cioè, Nebbioli e, e, e barbere, e... beh, forse per la barbera questo li va bene, no? Avere sì. acini più piccoli, sì. ma, eh, questo dovremmo avere forse, cioè, uve che hanno tendenzialmente acini grandi, sembra che quest'anno gli acini siano tendenzialmente un po' più piccoli. Questo è un po' da verificare nelle sì. varie aree, ognuno farà le sue verifiche. Eh, ah, ecco, c'è un andamento, l'andamento è l'ultima cosa, poi chiudiamo, abbiamo fatto un'ora e dobbiamo rispettare i tempi, ma l'andamento del peso medio acido, anche nell'immagine di prima, era secondo me molto interessante perché, perché l'acino non cresce e basta, ma a un certo punto perde di volume. Certo. Quindi quando perde di volume, e, e, e chi lo dice che adesso non lo stia già perdendo dove non c'è no? uh, disponibilità idrica? Oppure le temperature? Ecco, questo è ecco, un altro parametro che eh, secondo me dovremmo implementare di più per chi, già non lo, per chi non lo fa ovviamente, per chi lo fa eh, ok, lo, fa bene a farlo: è l'andamento del peso medio acino quello che vi facevo vedere prima perché ci permette di delineare un'annata rispetto ad un'altra e anche il rapporto buccia-polpa e come andrà a un certo punto il peso medico, perché a un certo punto si riduce il peso medio, cioè quando il fluema si è chiuso anche lui, prima si è chiuso l'oxilema, poi si è chiuso il fluema, poi quell'acino lì che non ha più input ha solo output eh. Eh? cioè soltanto perde volume eh. e lì andiamo nella surmaturazione di fatto certo, certo e, e, e mi sa che molti raccolgono le surmature spesso, ecco forse anche questi ragionamenti sul pH 3,5-3,6. Cioè, andato... Surmature o probabilmente avvizzite. O avvizzite. Perché io non credo che adesso possiamo parlare di surmaturazione, eh. a parte ah, quello sì. chardonnay, capito che a parte queste varietà molto molto precoci. Sì. Qui parliamo di avvizzimento se abbiamo questo fenomeno adesso. Eh che è ancora sì. che è sicuramente peggiore da un punto di vista qualitativo, perché poi vengono fuori queste note, io dico, di verdura lessa nei vini, che sono proprio tipiche, diciamo, dei tessuti verdi che eh, perdono acqua, si cuociono proprio. Bene, allora, Roberto, siamo, abbiamo fatto una bella chiacchierata. Sì. Così, anche un update sulla situazione dei... Eh, de, di alcune maturazioni, di alcuni vitigni, ovvio, ce ne sono di vitigni in Italia veramente tantissimi, e se qualcuno appunto poi durante la giornata, nei prossimi giorni, vuol condividere qualche dato ben volentieri, possiamo fare un piccolo così, punto di discussione su come andrà, come sta andando la maturazione, la prossima settimana riporto alcuni dati con l'ospite della prossima settimana, di avanzamento delle maturazioni, così seguiamo quello che prima sono state l'avanzamento dello stato sanitario, adesso l'avanzamento di come l'uva matura e ovviamente anche dello stato sanitario. Perché un dato è buono: se gli acini sono piccoli, forse il problema della botrite, del marciume acido e degli Aspergillus e di altre problematiche connesse a queste magari minore, è minore. E questo è un gran vantaggio. Ecco, giusto per chiudere il problema della botrite nei vini, che okay. Direi che speriamo proprio di non averlo, no, nelle uve, ecco, di non avere cariche microbiche certo. di questo tipo. Va bene. Eh, ci sono state delle, delle infezioni di fioritura? Uh, no, no, Quindi non, non dovrebbe essere problematico, insomma. Non dovrebbe essere problematico. Mm? Diciamo che c'è qualche caso di botrite, ma è nettamente inferiore agli anni precedenti, ma molto di meno, dieci okay. volte meno. Beh, quindi, bene, allora, io ricordo a tutti anche eh, che in questo mese abbiamo iniziato, si inizia a fare il monitoraggio del Maldellesca, cioè il monitoraggio delle piante sintomatiche del Maldellesca dei vigneti partecipando al progetto nazionale dell'Unione Italiana Vini assieme all'università di eh, Firenze e il CNR di eh, Bologna. Eh, quindi, per, per partecipare, vi ricordo iscrizioni cioè adesione sul sito dell'Unione Italiana Vini, compilando il questionario, e poi eh, con la For Grapes in campo a rilevare la, la presenza dei sintomi e la tipologia dei sintomi. Sull'app c'è una specifica scheda, una calcolatrice, un contatore fatto appositamente per eh, identificare i sintomi del mal dell'esca e poterli. Così descrivere esattamente tra foglie tigrate, colpo popletico, avvizzimenti eccetera. E questo ci, ci, dà, ci accompagna verso appunto la comprensione anche di questo problema. Fate buone analisi, fate buone osservazioni, fate un buon monitoraggio del vigneto, fatevi anche un po' di ferie. Quello che serve per prendersi la ricarica, sicuramente a me è servito per ricaricare le batterie. e così da arrivare fino alla fine della, della vendemmia, e poi, appunto, il meritato relax. Bene, Roberto, ti ringrazio. Ciao Giovanni, ciao, ciao oh. grazie, grazie mille, buona giornata, buona giornata a tutti. e Ci vediamo mercoledì prossimo. Ciao.